Festa grande a Pisa, nella sinagoga di Via Palestro, non lontano dall'Arno. Tante persone, autorità, cittadini comuni, ebrei e non, sono arrivati per una vera e propria inaugurazione. Il Tempio riapre dopo 8 lunghi anni di impegnativi restauri. Nel 2007, infatti, un violento temporale aveva distrutto il tetto e aveva reso inagibile la sinagoga. Per tutto questo tempo, gli ebrei pisani sono stati costretti a riunirsi e a pregare nel vano scala dell'edificio. Oggi la comunità di Pisa, che include anche le vicine Lucca e Viareggio, conta quasi 300 persone. La presenza ebraica ha origini antiche. Nel XII secolo vivevano a Pisa una ventina di ebrei, attratti probabilmente dai commerci della Repubblica Marinara. Nel tardo Medioevo, il comune di Pisa li costrinse a vivere tutti in un unico quartiere, chiamato proprio il Chiasso degli Ebrei, nella zona di Sant'Andrea. Non era però un vero e proprio ghetto chiuso da portoni. Nei secoli successivi, gli ebrei divennero alcune centinaia e parteciparono attivamente alla vita cittadina nel commercio, nel governo locale, nell'università. Segni visibili di questa presenza sono però di epoca recente. Camminando nella via principale di Sant'Andrea, rimasto il quartiere ebraico per eccellenza, si notano le targhe dedicate a due personaggi che hanno lasciato il segno. Silvano Arieti, noto psichiatra fuggito negli Stati Uniti per le leggi razziali, e Giuseppe Pardo Roques, filantropo e presidente della comunità, massacrato nel 1944 da un gruppo di soldati tedeschi nella sua abitazione, insieme ai suoi ospiti e ai vicini. Oltre il Chiasso degli Ebrei, costeggiando la celebre Piazza dei Miracoli, fuori della Porta Nuova, delle iscrizioni in ebraico si possono leggere sulle pietre del muro di cinta. Proseguendo il cammino, troviamo il cimitero ebraico. Lapidi che raccontano 4 secoli di vita della comunità. Su quelle meno rovinate si riconoscono anche i nomi degli ebrei cacciati da Spagna e Portogallo e accolti nella Toscana dei Medici. Oggi, il centro della vita ebraica di Pisa è la sinagoga. L'impianto è del Cinquecento, ma fu ristrutturato già nel XIX secolo. Centro della vita religiosa, ma anche punto di riferimento per chi vuole conoscere la storia della comunità, meta di gite scolastiche e di turisti. La sua riapertura è stata momento di gioia per tutta la popolazione. Oltre 1000 persone hanno partecipato alla festa. Discorsi, musica, buffet, giochi per bambini, ma soprattutto visite guidate all'interno dell'edificio. Appassionati e curiosi ne hanno potuto scoprire così la storia e i segreti. Paolo Piantanida è l'ingegnere che ha diretto l'ultima fase dei lavori. Non solo l'aspetto decorativo, grande cura dei dettagli artistici come l'illuminazione, ma anche profondo rispetto per il restauro ottocentesco. Oggi, infatti, è ancora possibile calpestare i pavimenti di 150 anni fa. Noi siamo in un immobile che ha 5 secoli di storia come sinagoga e quindi ci interessava mantenerne l'uso, soprattutto, perché l'uso è la condizione principale per la conservazione.